nell'altro video abbiamo visto la TF Provi su sodo. È leggermente più alta della seconda. Sono in accoppio la prima e la seconda e la terza. In questo secondo video la TF Profi andrà a centrare la banda lavorata e quindi seminerà su striptill. Quindi questo dimostra che è una macchina che può seminare sia su sodo sia su terreno lavorato. Sì, tutto. Loro hanno una macchina come questa, identica, il modello leggermente prima, non con questo spano di mano, con la macchina. CLC perché è il loro Challenger, con un passaggio senza preparazione successiva viene anche questa macchina. Ma un po' tutti, praticamente. Quello che vi dicevo della guida assistita è matematicamente impossibile a riuscire a centrare la guida, la centri, ma tutto ciò che ha errato l'operatore prima senza guida dovrebbe errarlo quello che arriva dopo. Ovvio, coi tracciatori si può ovviare a questa cosa, però se tu vuoi far capitare il seme perfettamente in centro alla banda lavorata, il segnale RTK è d'obbligo. Voi sapete che ci sono quei famosi quattro segnali, uno quello utilizzato normalmente sulle automobili, il secondo è quello utilizzato in agricoltura, spandi e diserbo, 0,50 quindi, e i primi due non sono a pagamento. Il terzo pagamento è l'RTX, segnale Omnistar, che arriva dall'Omnistar, però attenzione che qui pagate ma avete una precisione da 8-10 cm e in questo caso se fai strip o se fai precisione è ancora troppo alto il margine di errore, quindi ecco perché tutti quelli che seminano poi seguono il processo dell'RTK. Il collegamento ai tre satelliti è una base fissa a terra, altrimenti tu la centimetrica non ce l'avrai mai. Un operatore che continua a muoversi, se non interfaccia la ricezione del segnale a una stazione fissa, non avrà mai la precisione centimetrica, 2,5 cm. Quindi adesso vi facciamo vedere invece il concetto di quali disc applicato a una seminatrice, quindi ad un unico passaggio, che è quello dell'utrino.